rivederlo. Ok. Allora, io ovviamente voglio fare una brevissima introduzione e poi lascio subito la parola al professor Gantini. Intanto, per quelli di Rovereto, io sono il professor Schiavi di matematica e fisica e, come diceva la professoressa Urschitz, questo primo crash course serve un po' a aprire le danze per il primo Action Learning Lab, che ha come scopo, come diciamo, Driving driving question, comunicare la scienza. Allora, intanto come obiettivo è eccitante, è molto interessante, ma complesso, perché la scienza già di per sé non è facile e semplificarla al punto da farla capire anche a chi non è del settore e quindi non ha magari quei tecnicismi che servono per comprenderla è una sfida non indifferente, però è una sfida che vale la pena affrontare, perché anche chi non fa parte della comunità scientifica ha diritto di sapere gli sviluppi che si fanno tutti i giorni nei laboratori e essere aggiornato su le ricerche che si fanno. Però è una cosa complicata, complicata non tanto perché la scienza sia complicata di per sé, ma perché è il frutto di una stratificazione di tanti ragionamenti, magari che si protraggono per anni. Quindi quando uno arriva a una scoperta, vede soltanto il risultato finale, non vede quel processo che l'ha realizzata. È un po' come quando voi vedete una scultura fatta di mattoncini Lego, che è complicatissima, ma poi alla fine, guardando bene, si tratta sempre dei soliti due mattoncini assemblati insieme. Quindi magari la complessità non è che esista di per sé. Le cose complesse non sono altro che tante cose semplici messe insieme. E il fatto è che chi è profano vede solo il risultato finale e spesso non riesce a ricostruire il processo che è servito per arrivarci. Insomma, intanto Galileo diceva: parlare oscuramente lo sa fare chiunque, ma chiaro pochissimi. E questo davvero è quello che voi dovrete fare, cioè parlare chiaro. E anche un discorso che può essere complicato, dovrete essere in grado di ridurlo all'osso, senza trascurare i punti chiave, in modo che chiunque lo possa comprendere. Allora, non sono io a dovervi fare questa lezione e lascio la parola al professor Gantini. Il professor Gantini è professore all'Università La Sapienza di Roma, è un ricercatore nel campo della fisica delle particelle e collabora ad alcuni esperimenti al CERN di Ginevra. Sapete, uno dei laboratori più importanti al mondo che ha un acceleratore, diversi acceleratori di particelle, uno dei quali è collegato a un esperimento di cui il professor Gantini ha costruito un rilevatore per individuare il famoso bosone di Higgs, la cosiddetta particella di Dio, ne avrete sentito parlare, una scoperta che ha fatto guadagnare alcuni premi Nobel per questo. Il professor Gantini è anche molto attivo nell'ambito della divulgazione scientifica, quindi non è soltanto un ricercatore, ma si occupa anche del comunicare la scienza al di fuori del mondo scientifico e anche a formare gli insegnanti per educare future generazioni di ricercatori. Quindi non tolgo altro tempo al professore e gli lascio la parola. Giovanni, a te. Allora, posso presentare le mie slide, suppongo. Sì, basta che tu vada, hai gli stessi diritti, basta che mi dica di condividere lo schermo. Va bene, allora. Vedete l'inizio della mia presentazione adesso? Forse sì. La vedete? Sì. Benissimo. Allora, io cercherò di fare una. Il microfono per cortesia, ragazzi, a parte il professor Organtini, così non c'è l'eco di ritorno.
Scusa Giovanni. No, prego. Allora, dicevo che cercherò nella prima parte di questo incontro di spiegarvi che cos'è questo bosone di Higgs di cui parlava il professor Schiavi e come è stato scoperto, e dopodiché coglierò questa occasione per parlarvi del modo in cui si può comunicare una scoperta scientifica molto rilevante, diciamo, e anche molto complicata da fare, a un pubblico di persone che non hanno ancora una formazione sufficiente per comprenderne tutti gli aspetti. Voi siete al primo anno, quindi praticamente ancora non avete studiato nulla di fisica, e quindi alcune parole vi potrebbero suonare oscure, però diciamo io le utilizzo appositamente proprio per poi utilizzare questo esempio come un esempio in cui il ruolo della metafora è fondamentale per far capire, ma dovremmo riflettere su questo. Allora, il bosone di Higgs è una particella che è stata scoperta al CERN di Ginevra 8 anni fa, voi eravate piccolini allora. Al CERN c'è questo acceleratore che è un tubo lungo 27 chilometri che si trova in un tunnel altrettanto lungo che è scavato circa 100 metri sottoterra al confine tra la Francia e la Svizzera. Quello che vedete in questa foto è una fotografia aerea della regione al confine tra Francia e Svizzera, sulla quale è stata sovrapposta la traccia dell'acceleratore, che in superficie ovviamente non si vede, e per rendervi conto delle dimensioni considerate che quella struttura che si vede in basso a sinistra è l'aeroporto di Ginevra. Quelle sono le piste dove arrivano e partono gli aerei dell'aeroporto di Ginevra. Dunque, in questo acceleratore si fanno circolare in versi opposti all'interno di questo tubo che viene raffreddato ad una temperatura vicina ai 300 gradi centigradi sotto lo zero, si fanno circolare dei protoni in versi opposti, e questi protoni si scontrano in determinati punti che sono equipaggiati con dei rivelatori, e in questo scontro si producono nuove particelle attraverso un meccanismo che è stato studiato e scoperto da Albert Einstein, di cui tutti conoscono la formula, anche se non hanno mai studiato fisica in vita propria, che è E uguale a mc al quadrato, che sostanzialmente vuol dire che l'energia dell'urto può essere trasformata in massa producendo queste particelle, tra cui per esempio si può produrre il bosone di Higgs. Lo strumento che si trova attorno al punto in cui si scontrano frontalmente i fasci di protoni è uno strumento che qui vedete in foto durante l'assemblaggio. Questo è lo strumento mentre stavamo cablando tutte le parti interne dello strumento e portando i cavi all'esterno dello stesso. Questo è un oggetto che si trova in una caverna scavata, ovviamente anche lei a circa 100 metri sottoterra, e che è un oggetto gigantesco e molto complesso. Potete vedere qui, diciamo, in scala lo strumento. Qui nella foto, quella parte cilindrica che vedete al centro, nel disegno corrisponde a quella parte in grigio che si vede cilindrica, in cui l'esperimento si vede esploso, come si dice in gergo. Cioè, questo è tutto, ovviamente l'esperimento è tutto chiuso, è un cilindro chiuso, ma qui viene visto come se fosse stato aperto in diversi segmenti. Per rendervi conto della scala, guardate quella figurina che sta in basso, al centro, di colore arancione. Quella è la scala di una persona. L'oggetto è alto 15 metri, è lungo 21 metri e pesa 12.500 tonnellate. E serve per rivelare appunto il passaggio delle particelle che si formano attraverso queste interazioni tra protoni. L'eventuale bosone di Higgs che si crea in questi scontri viene rivelato dal rivelatore attraverso quelli che si chiamano i decadimenti del bosone di Higgs. Cioè, il bosone in realtà noi non lo vediamo mai, noi vediamo solo le particelle in cui il bosone si trasforma subito dopo essere stato prodotto.
Immediatamente dopo il bosone scompare e al suo posto compaiono diverse particelle che noi siamo in grado di vedere. Tra queste ci sono due fotoni che in questa immagine ricostruita al calcolatore sono rappresentate da quelle due torri verdi che vedete sulla destra della figura, oppure si può vedere questo, la creazione di un bosone di Higgs si può rivelare osservando una coppia di elettroni insieme ad una coppia di altre particelle che si chiamano muoni, che possiamo considerare i cugini più pesanti dell'elettrone. Qui le tracce rosse sono quelle dei muoni, e invece le due torri verdi con le due tracce azzurrine associate sono gli elettroni che si sono visti in questi eventi. Ora, quello che vi ho fatto vedere fino adesso naturalmente non spiega molto della fisica del bosone di Higgs, no? Io vi ho raccontato in pochi secondi quello che si fa in un laboratorio come il CERN. Sostanzialmente si fanno scontrare protoni ad altissima energia, dallo scontro di questi protoni si producono nuove particelle, tra queste nuove particelle ci può stare il bosone di Higgs decade in altre particelle che noi siamo in grado di vedere con queste macchine complicatissime e gigantesche. Ora, quindi, diciamo, io ho fatto un'operazione, se volete, di comunicazione scientifica ad un livello molto, molto elementare, se volete. Allora, è chiaro che la comunicazione scientifica deve essere fatta tenendo molto presente qual è il tipo di pubblico con il quale si sta parlando. È chiaro che se io parlo ad un pubblico di persone che non hanno una istruzione superiore in termini di conoscenze di matematiche e fisiche, devo puntare molto sugli aspetti, se volete, più spettacolari, no, di questo tipo di comunicazione, mentre se parlo a persone più istruite posso andare più a fondo sul significato di quello che sto facendo e quindi posso cercare di spiegare in maniera più approfondita il vero significato delle ricerche che faccio. Io non è che sto lì a cercare il bosone di Higgs perché mi diverto a cercare il bosone di Higgs. Sto lì a cercare il bosone di Higgs perché ci sono delle implicazioni sulla comprensione che noi abbiamo dell'universo e molte altre anche sul lato tecnologico. Ora, quindi, diciamo, ci sono molti e diversi modelli di comunicazione scientifica che possiamo vedere in atto in molti casi pratici. Diciamo, potete considerare, per esempio, la comunicazione che fanno Piero e Alberto Angela come una comunicazione di alto livello, mentre magari quella di Giacobbo è più orientata, diciamo, alla spettacolarizzazione, no? Diciamo, quindi è più rivolta ad un pubblico meno colto, tra virgolette, nel senso meno preparato dal punto di vista scientifico. E potete anche confrontare quello che succede su diverse riviste. Focus, per esempio, è una rivista che si rivolge a persone non particolarmente skilled in matematica e fisica, mentre Le Scienze è una rivista che può leggere soltanto chi ha un minimo di preparazione specifica. Ora, come si può cercare di spiegare il ruolo del bosone di Higgs in questi termini, in termini che non richiedano una preparazione estrema dal punto di vista della matematica e della fisica? Beh, ci sono diverse metafore che si possono utilizzare per spiegare il ruolo del bosone di Higgs. Allora, ve ne faccio vedere una. Allora, in questa metafora, diciamo, quello che noi chiamiamo il campo di Higgs è rappresentato da questi personaggi che sono a un congresso di fisica. Uno dei personaggi cerca di raggiungere il buffet, siccome è sconosciuto, non se lo fila nessuno e si muove tranquillamente attraverso la folla. Se invece entra Mr. Higgs, che è quel signore con gli occhiali, tutti vogliono parlargli e quindi il signor Higgs, poverino, non riesce ad arrivare con la stessa rapidità al buffet.
e quindi si muove più lentamente. La stessa cosa succede se non c'è il signor X nella sala, ma si dice che stia per arrivare. Allora si formano dei capannelli in cui di persone che parlano di questa cosa, e la notizia si propaga attraverso la sala con una velocità che è paragonabile a quella con la quale il signor X in persona si muove attraverso la sala. Quindi abbiamo una situazione nella quale uno sconosciuto, cioè che rappresenta una particella che non si accoppia con il campo di X, quindi che non sente il campo di X, non interagisce con il campo di X, si muove liberamente attraverso questo campo. Quindi possiamo considerare questo sconosciuto alla stregua di una particella di massa nulla, quindi priva completamente di massa, che si muove alla velocità della luce. La massa, voi probabilmente già sapete, che è una misura dell'inerzia di un oggetto, diciamo, quindi quanto è facile spostarlo dalla posizione di quiete alla posizione ad uno stato invece di moto. Più è pesante la particella, più l'oggetto si muove lentamente a parità di condizioni. Quindi una particella con massa è semplicemente una particella che si muove più lentamente di una particella senza massa. Il signor X, invece, nel muoversi attraverso questa sala, viene rallentato dalla interazione con gli altri interlocutori, e quindi dall'interazione con questi interlocutori è come se acquistasse una massa, diventasse più pesante e si muovesse più difficilmente attraverso questo campo. La stessa cosa però succede anche non necessariamente agli oggetti fisici che si muovono come il professor X, succede anche alle notizie, cioè a un certo punto arriva uno sulla porta, dice: guardate che sta per arrivare Mister X, e tutti si mettono a parlare di questa cosa, la notizia stessa si propaga, non si propaga una materia, ma si propaga la notizia che sta arrivando il professor X, e questa notizia si propaga anche lei con una certa velocità, che è come se fosse una particella, un oggetto reale, fisico, che è dotato di massa. Ecco, questa è la notizia che comincia a propagarsi, no? In questo cartone animato. Quindi la propagazione della notizia è a tutti gli effetti descrivibile in termini della propagazione di una particella. Ecco, questa particella che si propaga, che in realtà viene rappresentata in questa metafora dalla notizia, è quello che noi chiamiamo il bosone di Higgs, che, se volete, è una manifestazione della presenza del cosiddetto campo di Higgs, che è quello che, interagendo con le particelle dell'universo, concede la massa a queste particelle. Un altro modo di spiegare il ruolo del campo di Higgs, usando un'altra metafora, è questo. Allora, guardate questi bambini che stanno giocando in una piscina di palline. Se questi bambini stessero giocando in un campo qualsiasi, per esempio in un campo da tennis, si muoverebbero con molto più liberamente di come riescono a muoversi qui dentro. No? Dentro la piscina di palline il loro moto è ostacolato dalla presenza delle palline, e quindi è l'interazione con le palline che fornisce loro quella proprietà per la quale si muovono più difficilmente, quindi fornisce loro l'inerzia, la massa che noi misuriamo delle particelle. Se non ci fossero quelle palline, quei bambini si muoverebbero liberamente, come una particella a massa nulla che si muove alla velocità della luce. Un'altra cosa interessante di questa metafora è che noi il campo di Higgs non lo vediamo, è impossibile riuscire a vedere il campo di Higgs per come è fatto. E però, diciamo, riusciamo a vedere che c'è. In questo caso, come facciamo a costruire la metafora corrispondente? Quello che facciamo è, immaginate la piscina di palline vista da un lato, bene, per cui c'è una parete che sovrasta, che arriva fino sopra al livello in cui si trovano le palline, per cui se voi guardate di lato le palline non le vedete, vedete solo i ragazzini che si muovono in maniera goffa all'interno di questo oggetto, di cui non vedete l'interno. Perciò potete desumere la presenza delle palline dal fatto che vedete questi bambini che si muovono in maniera strana, non si muovono come si muoverebbero in assenza delle palline. Tuttavia, ogni tanto riuscite a vedere qualcosa del campo di Higgs che normalmente non vedete. Quando i bambini cedono abbastanza energia alle palline, per esempio muovendosi, diciamo, in maniera violenta tra le palline, oppure lanciandosele tra di loro, voi che state fuori e che guardate di lato,
È vero che non vedete le palline che sono deposte sul fondo, ma vedete quelle che vengono lanciate verso l'alto. Sono palline del campo che hanno acquisito abbastanza energia da arrivare sopra il livello in cui le palline normalmente stanno quando si trovano al minimo di energia possibile. E quindi voi lo vedete in questo caso. Quindi le palline che i bambini si stanno lanciando in questa piscina sono praticamente una metafora del bosone di Higgs, mentre le palline che stanno depositate dentro la piscina sono il campo di Higgs. I bambini rappresentano le particelle che, quando interagiscono con il campo di Higgs, acquisiscono una massa. Per fare, diciamo, invece una metafora un po' più scientifica di queste, allora possiamo usare un vero e proprio campo. Allora, voi non sapete ancora formalmente cos'è un campo, però, diciamo, tutti quanti avete un'idea di che cos'è un campo magnetico. Diciamo, il fatto che vicino ad una calamita c'è una situazione per cui gli oggetti di metallo vengono attratti. Ecco, allora, noi ho fatto qui un campo di calamite, qui c'è un campo magnetico, realizzato con delle calamite giochi dei bambini, quelli che si chiamano Geomag. Va bene, qui ci sono, quindi, tutti questi magnetini gialli producono ciascuno un campo magnetico in quella regione di spazio. E quindi il campo magnetico permea completamente quella regione di spazio. Io non lo vedo il campo magnetico, ma c'è. Come mi accorgo che c'è il campo magnetico? Beh, se faccio entrare a un certo punto una pallina di metallo, adesso entrerà da destra in alto una pallina di metallo, ecco, da destra in basso, volevo dire, è entrata una pallina di metallo che si lega ai magneti a causa della presenza del campo magnetico, quindi interagisce con il campo magnetico. Questa pallina di metallo, in assenza di campo magnetico, si muoverebbe liberamente come una particella priva di massa, invece interagendo con il campo magnetico, si lega con i magneti e ne viene in qualche modo frenata, viene frenata nel suo movimento dal fatto di interagire con i magneti. Ora, questa particella è una particella con massa piccola perché si è legata poco al campo magnetico presente. Vedete, ci sono attaccati solo due magneti alla particella, non di più. Quindi ha interagito poco con il campo magnetico e di conseguenza ha acquisito una bassa massa, cioè la sua massa, il suo moto è stato rallentato, ma non tantissimo, va bene? Più è grande l'accoppiamento tra la particella e il campo di Higgs, che in questo caso è rappresentato da un campo magnetico, maggiore è l'effetto di frenamento sul movimento della particella, quindi maggiore è la massa che questa particella acquista. Allora noi possiamo recuperare le particelle che abbiamo visto prima, quindi se questo rappresenta l'elettrone, in natura, oltre all'elettrone, ci sono altre particelle che hanno tutte le caratteristiche di un elettrone, sono esattamente uguali agli elettroni, ma sono solo più pesanti. Queste particelle si chiamano muoni, va bene, sono identiche in tutto e per tutto all'elettrone, l'unica cosa in cui differiscono è la loro massa. Ora, perché un muone ha una massa maggiore rispetto ad un elettrone? È molto semplice, perché nel campo di Higgs i muoni interagiscono più fortemente con il campo di Higgs, così come una particella che adesso entra da qualche parte, eccola lì, rappresentata da una pallina di metallo, interagendo con il campo magnetico interagisce più, si accoppia più fortemente con questo campo e quindi attrae a sé molti più magneti che quindi gli si attaccano addosso molti di più e frenano molto di più la sua corsa. Quindi questa particella, che era assolutamente identica all'elettrone prima di interagire, nel momento in cui interagisce con il campo di Higgs acquista una massa molto maggiore. Ora, tutte queste cose che io, diciamo, vi ho fatto vedere con dei gradi di astrazione più o meno alti, potrei andare avanti, diciamo, con altre metafore, diciamo, ancora più complesse, diciamo, ma queste richiederebbero una vostra conoscenza più approfondita. Tutte queste metafore non bisogna mai dimenticare che sono delle metafore, cioè non riescono mai a riprodurre esattamente tutta la dinamica di un bosone di Higgs. Non potrebbero mai, perché se la rappresentassero non sarebbe necessario ricorrere al bosone di Higgs per spiegare perché le particelle hanno massa, non ci sarebbe bisogno di una fisica complicata come quella della fisica quantistica dei campi. Ora, la verità, diciamo, sul bosone di Higgs è che nessuna di queste metafore rappresenta in tutto e per tutto la dinamica di un campo di Higgs.
ognuna delle metafore che vi ho fatto vedere ha qualche cosa che non funziona, diciamo, se uno la va a discutere capisce che ci sono delle cose che non vanno bene in molti casi. La verità, in un certo senso, dovremmo dire, c'era un'altra cosa che volevo dire, che il campo di Higgs, prima di andare avanti, interagisce anche con se stesso. E quindi, anche in questo caso, noi abbiamo un'altra situazione. Quindi questo campo di Higgs, adesso, se passa un'altra particella che genera essa stessa il campo di Higgs, che è un altro magnete, anche quello si accoppia con i magneti, con gli altri magneti, e quindi acquisisce una massa esattamente come le altre particelle. Quindi questo gruppo di magneti rappresenta, se volete, un bosone di Higgs. Dunque, stavo dicendo che queste sono tutte metafore che non possono rappresentare correttamente tutta la nostra conoscenza. La nostra conoscenza, in realtà, è rappresentata, il modo più prossimo di rappresentare bene la nostra conoscenza è questo qua, bene? Che è una formula matematica estremamente complicata, già appare complicata a voi, ma in realtà è molto più complicata di così, perché ciascuno di quei simboli è in realtà un oggetto molto molto complicato, per capire la quale però occorre una preparazione non indifferente, diciamo dovete fare almeno 5 anni di liceo, dopo aver fatto 3 anni di scuola media, poi dovete fare almeno 5 anni di università e forse, diciamo, se non siete proprio fortunati, vi servono anche altri 2 anni di dottorato per capire tutto. Quindi non è una cosa che si possa spiegare in pochi minuti a chiunque, va bene? È qualcosa che può essere compreso solo da chi ha studiato molti anni diverse tecniche di fisica e di matematica. Per la cronaca, il prodotto di quella F con I e di quell'altro simbolo tra le parentesi acute e quella lettera greca Φ è quello che rappresenta la massa della particella e che quindi ci permette di affermare che il bosone di Higgs è la sorgente delle masse delle particelle. Ora, diciamo, detto questo, diciamo, vorrei farvi notare che il ruolo della metafora nella scienza non è soltanto limitato a al ruolo di facilitatore. Bene? Io non uso le metafore soltanto per spiegare a qualcuno che non conosce la matematica necessaria per comprendere questa cosa come funziona il campo di Higgs e come funziona la cessione di massa da parte del campo di Higgs alle particelle che normalmente sarebbero prive. La metafora è utile a due livelli diversi. Da una parte è utile per spiegare a chi non è preparato tecnicamente su certi argomenti il funzionamento di certi meccanismi che sono molto complessi. Dall'altro però aiuta anche chi è preparato invece a quei meccanismi molto complessi a decodificarli nella maniera più corretta possibile o anche qualora li vengano interpretati in una maniera non del tutto corretta, comunque aiutano nell'approfondire il significato di quello che una persona skilled con certe abilità è in grado di estrarre dalle equazioni che scrive e che sono la cosa più vicina alla verità che noi possiamo avere. Allora vi faccio alcuni esempi di metafore che in realtà adesso sono tratti dall'arte, perché in fondo, diciamo, arte e scienza sono entrambe attività di natura creativa e che quindi, diciamo, sono molto simili per molti versi, ma si distinguono solo per la tecnica che adottano, diciamo, però per tutto il resto sono praticamente la stessa cosa. Allora, supponete che di dover rappresentare, in qualche modo di dover spiegare a qualcuno che cos'è l'amore. Va bene? Non esiste un'equazione dell'amore, va bene? Non esiste un misuratore di amore. Quindi come fate dal punto di vista scientifico a rappresentare questa cosa? Questo è impossibile. E anche usando le parole di un dizionario è molto difficile spiegare a qualcuno che cosa è l'amore. Quindi ricorrete ad una metafora. Per esempio, questa può essere una metafora dell'amore. Cioè una statua in cui due persone si stanno baciando può essere, diciamo, un buon modo per trasmettere a qualcuno il significato della parola amore tra due persone.
Però ci, diciamo, potete utilizzare la metafora anche, diciamo, in un'altra maniera. Allora, se voi guardate per esempio questo quadro di Gustav Klimt, in cui ci sono riprodotte tre donne di diverse età, se voi lo guardate, diciamo, con occhio totalmente, diciamo, da profano, voi ci vedete solo il disegno di tre persone, va bene. Ma diciamo, se lo guardate con un occhio un po' più attento, dentro ci potete leggere una riflessione sul significato del tempo, sullo scorrere del tempo, sull'ineluttabilità dello scorrere del tempo, sulle trasformazioni a cui va incontro un corpo umano dalla nascita fino alla vecchiaia, poi alla morte. Quindi, diciamo, da una parte la metafora mi permette di semplificare il messaggio, diciamo, di veicolarlo in maniera più semplice di quanto riuscirei a fare con le parole o in altri modi, o laddove noi non abbiamo un senso per percepire qualcosa. Dall'altra parte, la metafora invece non serve tanto per semplificare il messaggio, quanto per farci riflettere sul significato del messaggio. Questo quadro di Klimt non è un quadro, diciamo, in cui Klimt vuole rappresentare la donna, è un quadro in cui Klimt vuole rappresentare il tempo. Va bene? Quindi uso la metafora per, da una parte, diciamo, nella statua di Rodin, utilizzo la metafora per riuscire a spiegare con qualcosa, un'altra cosa che non so descrivere bene, utilizzando un linguaggio più tecnico. Dall'altro invece utilizzo un linguaggio tecnico, che è quello dell'arte, per parlare di qualcosa che non riesco, che posso magari riuscire a spiegare dal punto di vista tecnico, utilizzando anche le equazioni, ma che è difficile da afferrare dal punto di vista, diciamo, del senso. Non è una cosa che io posso sentire con il tatto, con l'udito, con il gusto, vedere con gli occhi, no? In modo del tutto simile, se uno guarda questo quadro semplicemente con l'idea che sta guardando un'illustrazione, questo è un quadro di Giacomo Balla, qui ci vede semplicemente un cagnolino portato a spasso da una signora, ma in realtà questo quadro è una metafora della velocità, che quindi, mentre a un occhio del tutto inesperto questo quadro appare semplicemente come il disegno di un cagnolino, a un occhio, diciamo, un po' più attento permette di vedere una qualcosa che non, per cui noi non abbiamo un senso che per percepire la velocità, va bene? Forse abbiamo gli occhi che ci permettono di vedere quando qualcosa è veloce o quando qualcosa non è veloce, però è difficile, diciamo, stabilire, diciamo, comunicare a qualcuno che cos'è la velocità senza averne un'esperienza diretta. Bene. Possiamo definire molto precisamente il concetto di velocità in fisica, come il rapporto tra lo spazio percorso e il tempo impiegato a percorrerlo, quindi è una grandezza che si possiamo misurare perfettamente, è perfettamente definita dal punto di vista scientifico, ma la sua percezione è qualcosa che in un certo senso ci sfugge. E quindi l'opera d'arte, in questo caso la metafora, ci aiuta a coglierne il significato in qualche modo. In alcuni casi, dicevo, invece, la metafora serve a rappresentare cose che sono impossibili da rappresentare altrimenti. Quindi, come nel caso del bosone di Higgs, l'unico modo di rappresentare correttamente il campo di Higgs è quello di usare la sua equazione. Ma la sua equazione intanto la possono capire solo in pochissimi al mondo, e poi è comunque qualcosa che, per poterla decodificare, è necessario fare un grosso sforzo di astrazione. Anche, diciamo, in altri settori c'è questo stesso problema. Ci sono cose per cui noi non abbiamo né le parole né gli strumenti, diciamo, sensoriali per percepire alcune cose, alcuni sentimenti, per esempio, come la paura. Bene? La paura invece è rappresentata benissimo in questo quadro di Picasso, che è Guernica, che rappresenta gli abitanti di questa città che sono terrorizzati da un bombardamento
di cui la città fu vittima. E qui, diciamo, in questo quadro, vedete, diciamo, che le figure sono estremamente poco realistiche, va bene? Se uno avesse fatto una fotografia di quelle persone terrorizzate, probabilmente quella fotografia non sarebbe riuscita a trasmettere lo stesso terrore che si legge nel volto di queste persone disegnate in questo modo così innaturale, se volete. Va bene? Quindi il linguaggio dell'arte vi permette di distorcere il messaggio reale in maniera tale, però, diciamo, distorcendolo ve lo fa percepire meglio. E questo è il ruolo della metafora in questo senso. Quindi è vero che la rappresentazione della piscina di palline è distorta rispetto a quella che è l'equazione matematica che rappresenta l'interazione del campo di Higgs con le particelle, però quella rappresentazione, pur essendo distorta, vi permette di vedere meglio che cosa vuol dire l'interazione con quella particella, no? Ci sono anche altre nozioni, altri concetti che sono molto difficili, molto astratti e quindi molto difficili da visualizzare, per cui, diciamo, la metafora artistica è indispensabile. Per esempio, queste due opere sono due opere di Fontana nelle quali si cerca di dare una forma a qualcosa che una forma non ce l'ha, che è lo spazio. Lo spazio di per sé non ha nessuna forma, ma diciamo, l'artista qui riesce in qualche modo a darci l'idea di spazio utilizzando un linguaggio che è totalmente diverso da quello che si dovrebbe utilizzare dal punto di vista, che ne so, scientifico o semplicemente utilizzando le parole della lingua italiana. Dal punto di vista scientifico, lo spazio è perfettamente definito una volta che è stato definito un sistema di riferimento e un modo per misurare le distanze. Però questo non ci dà la stessa profondità lo stesso grado di approfondimento del significato di quel concetto, che non ci dà, l'equazione non ci dà quello stesso grado che ci può dare un'opera d'arte fatta in questo modo, in cui il linguaggio è stato in qualche modo distorto, ma la sua distorsione risulta utile. Quindi non è vero che tutte le metafore sono una riduzione dell'informazione, cioè sono utili soltanto a consentire a qualcuno che non ha le capacità di comprendere quel tipo di linguaggio di acquisirne qualcosa, sono anche utili a costruire un'immagine mentale di qualcosa che difficilmente si può rappresentare come qualcosa di cui noi abbiamo un'esperienza diretta. E naturalmente le metafore sono presenti in ogni forma d'arte e quindi anche di scienza. Questo, per esempio, è il manoscritto dell'Infinito di Leopardi che termina con le parole «Il naufragarmi è dolce in questo mare», va bene? Allora, qui la poesia può essere una poesia molto bella, però, diciamo, se uno la legge, diciamo, come stesse leggendo un romanzo, si fa l'idea che sia la poesia di qualcuno che sta per mare, a un certo punto naufraga e è contento di naufragare. Naturalmente qui non c'è il naufragio, non c'entra niente. Il naufragio è una metafora di nuovo, no? Il naufragio rappresenta qualcosa di completamente diverso da quello che questa parola, da quello che è il significato che questa parola acquista nel vocabolario. Anche se prendete un vocabolario estremamente ricco, difficilmente ci trovate alla voce naufragio qualcosa che ha a che fare con quello che Leopardi vuole dire in questa poesia. Ecco, qui il naufragio gioca il ruolo che le palline, se volete, giocano nella rappresentazione del campo di Higgs. Sono un modo per farci vedere qualcosa che non riusciamo a spiegare in un'altra maniera. E naturalmente, diciamo, quando uno, diciamo, qualcuno è contento di seguire un seminario divulgativo, una trasmissione divulgativa sui temi della scienza, spesso si diverte e crede che tutta la scienza erroneamente sia lì. In realtà non è così, no? Perché, diciamo, la scienza, diciamo, poter fare scienza richiede conoscenze approfondite anche di
aspetti che normalmente non vengono illustrati nelle trasmissioni divulgative, sui giornali divulgativi, eccetera, perché sono molto tecnici, ma che sono indispensabili per poter comprendere appieno il significato di quello che si fa. E questa cosa è molto importante saperla fare. Anche, diciamo, chi non ha voglia di diventare uno scienziato da grande, è importante che sappia qualcosa di scienza dal punto di vista tecnico, perché è importante saper leggere tutti gli aspetti di qualsiasi cosa che voi avete davanti. Così come abbiamo visto, diciamo, opere d'arte di varia natura, la stessa cosa succede nel campo della scienza. Anche come nell'opera d'arte ci sono dei significati più profondi rispetto a quelli più superficiali che voi imparate a decodificare con l'istruzione che ricevete a scuola, così con l'istruzione che ricevete a scuola, anche apparentemente distante da quella che è, diciamo, il tema scientifico che vi interessa, potete riuscire a decodificare il significato vero delle metafore che si usano per rappresentare quella conoscenza scientifica nelle trasmissioni divulgative. Ora, quando dico che è importante saper decodificare un fenomeno sotto molti aspetti, intendo dire questo, diciamo, spesso voi magari vedete un bell'arcobaleno, no? A me capita ogni tanto di vedere un bell'arcobaleno e di commentare il fatto che quell'arcobaleno è il risultato del passaggio della luce del sole attraverso i gocciolini d'acqua, è una manifestazione del fenomeno della riflessione e della rifrazione, per cui c'è tutta un'interpretazione scientifica molto precisa che si può dare di questo fenomeno. E le persone, diciamo, che non hanno nessuna preparazione scientifica spesso contestano il fatto che quando uno spiega il meccanismo di funzionamento di un arcobaleno se ne perde tutta la magia, diciamo, e in qualche modo, diciamo, noi scienziati smontiamo tutta la bellezza di qualcosa, di uno spettacolo della natura che senza la scienza sarebbe molto più apprezzabile. Ora io vi chiedo, ma dove mai si è visto che uno gode di uno spettacolo solo guardandone la metà? Bene, io sono capace di apprezzare un arcobaleno esattamente come chi di scienza non capisce niente, ma io me lo godo molto di più, perché oltre ad apprezzarlo con gli stessi occhi e con gli stessi metri della persona che lo guarda e basta e non capisce come si forma, io riesco anche a vedere molto al di là di quell'arcobaleno, riesco a vedere delle cose che gli altri non vedono e che sono altrettanto belle da vedere. Bene, quindi è molto importante riuscire a cogliere anche questi aspetti che sembrano aridi, ma non lo sono affatto, anzi sono tutto il contrario. Io godo molto di più nel vedere un arcobaleno rispetto a chi non sa come si forma un arcobaleno, perché ne vedo molto di più da quella scena. E un esempio molto chiaro c'è nella musica. Adesso io vi farò sentire un brano molto famoso di pochi secondi, che dubito che a molti di voi piacerà. Bene, però poi lo riascoltiamo un'altra volta dopo aver discusso qualche cosa. Allora, vi faccio sentire, spero che lo sentiate. Thank you.
Ecco, allora, diciamo, se voi, questo è un brano tratto dalla Traviata di Verdi. Allora, qui, diciamo, per poter apprezzare, a qualcuno sarà piaciuto, ad altri non sarà piaciuto, diciamo, non importa, ma anche coloro ai quali, quei pochi ai quali è piaciuto, probabilmente ne hanno apprezzato solo una parte, non, se non conoscono quello che succede nell'opera. Cioè, possono apprezzarne la musica, possono apprezzare la bravura della cantante, possono apprezzare varie cose, ma vedono solo una parte del messaggio contenuto in questo brano e non riescono a vederlo tutto. Per vederlo tutto è necessario conoscere, per esempio, la storia che si racconta in questo dramma, in cui questa particolare situazione, quello che è successo è che Violetta, che è la protagonista che canta e che è innamorata di Alfredo, riceve una visita dal padre di Alfredo che la convince a lasciar perdere il figlio, diciamo, ad abbandonarlo. E poi, inaspettatamente, si presenta Alfredo e lei, che deve abbandonare la persona amata, non vuole dirgli che è stato il padre a convincerla a fare questa cosa, e quindi deve dargli l'addio, ma cerca di darglielo in maniera tale da non destare sospetti in Alfredo. Allora, quello che si vede, diciamo, in questo brano è che c'è una sequenza di sentimenti, diciamo, di stati d'animo di Violetta, che sono rappresentati dal modo in cui la musica sottolinea le parole. All'inizio c'è spavento, sorpresa, perché Violetta non si aspetta che in quel momento in cui ha appena promesso al padre di Alfredo di abbandonarlo arrivi il suo amato. Dopo 11 secondi si percepisce invece, diciamo, che lei ormai ha realizzato che deve fare questa cosa e non sa più cosa fare, diciamo, quindi è completamente sgomenta, smarrita, e si capisce, diciamo, che il suo cervello sta cercando di radunare le informazioni che servono sta cercando, diciamo, di trovare il modo di spiegare ad Alfredo che lei lo sta lasciando, diciamo, se ne sta andando via. E poi, diciamo, a un certo punto lei non regge più e si sente proprio lo sgorgare, l'arrivare le lacrime agli occhi, e lo sgorgare del pianto si percepisce proprio in maniera precisa, si sente addirittura i tonfi del cuore rappresentati sottolineati dai timpani che suonano, diciamo, in maniera violenta e che rappresentano, diciamo, il fatto che lei si sta disperando. E quindi, se lo risentiamo adesso un'altra volta, sentendo, diciamo, sapendo questa cosa, il brano chiaramente si apprezza di più nella sua bellezza, no? Proviamo a risentirlo una seconda volta. Ah no, forse non lo... No. Opla. Ecco, qui è appena arrivato Alfredo. Però dice sorrido, ma vedi che sono tranquillo. Però adesso comincia lo sgomento, lo smarrimento. Non sa più che fare. Cerca di trovare le parole per spiegare ad Alfredo che deve lasciarlo. E qui comincia a dirgli che se ne sta per andare, che non c'è mai di Alfredo, e cominciando disperandosi. E questa cosa si sente benissimo dalla musica. Si capisce dalla musica le lacrime che vengono fuori a fiocchi dagli occhi di questa. Ecco, con questo, diciamo, io ho finito la mia presentazione e
a questo punto volevo quindi fare un riassunto di quello che ho cercato di trasmettervi. L'idea della comunicazione scientifica è che voi facciate conoscere a qualcuno i risultati di una ricerca scientifica. Per fare questo dovete considerare il livello di preparazione del pubblico e molto probabilmente il pubblico non ha la stessa preparazione di chi fa la ricerca scientifica, quindi è necessario introdurre delle metafore che sono da questo punto di vista delle semplificazioni talvolta estreme della eccessiva complicazione della verità, tra virgolette, che è rappresentata dalle equazioni che talvolta sono molto complicate. Però non è solo questo, diciamo, la metafora non è solo una semplificazione. Qualche volta la metafora è utile anche per decodificare, diciamo, per riuscire a leggere più in profondità quello che con il linguaggio tecnico difficilmente sarebbe effettivamente comprensibile. Quindi in assenza di una metafora, anche chi è molto skilled nella parte matematica e quindi di preparazione più tecnica, non riuscirebbe molto probabilmente a cogliere tutti gli aspetti, o quantomeno gli aspetti importanti, tutti gli aspetti importanti di di un risultato matematico. Io qui, diciamo, finisco, diciamo, e sono adesso a disposizione per le domande. Allora, intanto tolgo la mascherina, se posso allontanarmi un po'. Intanto ti ringrazio, professor Organtini, Giovanni, davvero sempre interessante. Poi personalmente apprezzo tantissimo il modo in cui passi da una disciplina all'altra e fai vedere come effettivamente ci sono dei collegamenti tra tutto. E sono sicuro, spero che anche i ragazzi l'abbiano apprezzato. Quindi chiedo se ci sono domande su quello che il professore ha detto, ma anche sul suo lavoro come ricercatore e anche sul suo lavoro come divulgatore. Fatele ora, perché vi saranno utili quando poi dovrete cimentarvi voi stessi con questi argomenti. C'è qualcuno che vuole anche una curiosità, cioè non... Sì, io avrei una domanda. Prego. Visto che... Fatti vedere. Visto allora, che... Fatti vedere. O audio o video, non tutte e due insieme? Angelo? Ha abbandonato la riunione. Vai. A questo punto io sono in sospeso perché ero proprio curioso di sapere. Vabbè, nel frattempo c'è qualcun altro. Ma tutta quella passione, posso farle io la domanda, Giovanni? Certo. Tutta quella passione, cioè quell'entusiasmo che hai, ci sarà stato sicuramente, no, nel senso che si trasmette, perlomeno io lo percepisco, ma ci saranno stati momenti in cui in realtà invece avresti mandato in malora tutto o ti saresti arreso quando dopo notte insomma magari qualcosa non riusciva? Cioè, mi sono sempre chiesta, per esempio, i matematici che sono decine e decine di anni che cercano di risolvere un problema e ancora si scontrano su quello. Cioè, la particella di Higgs, il bosone di Higgs era una cosa tosta, per cui ci sono stati momenti di scoraggiamento. E come si supera? Allora, ti dirò, diciamo, per quello non ci sono stati momenti veramente in cui uno dice ma basta che lo faccio fare questa cosa, tanto non ci riuscirò mai. Questo no, anzi, il fatto di non riuscire a fare qualcosa ti spinge ancora di più a cercare quella cosa, che è un po', se vuoi, lo spirito degli antichi esploratori, no? Diciamo, il fatto di non conoscere una cosa ti spinge ad andare oltre, in quel senso lì. Quello che ti produce invece, secondo me, un senso di scoramento, diciamo, che tu dici, vabbè, ma chi me lo fa fare, è quando, diciamo, incontri ostacoli di natura completamente diversa, quelli burocratici, quelli dovuti, diciamo, all'ambiente di lavoro. Ecco, quelli lì veramente, diciamo, sono in grado di fermare chiunque.
Però dal punto di vista scientifico l'ostacolo è semplicemente qualcosa che tu prima o poi devi riuscire a superare, non c'è niente da fare. Giovanni, c'è una domanda interessante. A che velocità viaggiano le particelle nell'acceleratore di particelle? Dunque, viaggiano ad una velocità che è 99,999999999% la velocità della luce. Cioè quasi è alla velocità, ma per una piccolissima, che poi quando ci si avvicina a quel limite succedono cose strane anche alla massa delle particelle, cose di questo tipo. Sì, in effetti, diciamo, se uno avesse a che fare con la meccanica, che è quella che questi ragazzi studieranno nel corso del primo anno di fisica, la velocità dovrebbe essere molto maggiore di quella che in realtà riescono ad acquisire queste particelle. Quello che succede è che quando la velocità si approssima a quella della luce, il guadagno di energia che si particelle subiscono ripernendole di energia non si trasforma in velocità, diciamo, diventa appunto un'altra cosa che è l'energia, e che uno di nuovo lì deve utilizzare delle metafore per cercare di capire che cos'è questa cosa, perché noi non abbiamo un senso che ci permette di apprezzare l'energia, no? Quindi abbiamo bisogno di rappresentarlo in un modo alternativo. Faccio un'altra domanda io riguardo a qualcosa che magari tutti i ragazzi dovranno poi annotare per il loro lavoro. E è questo: tu ci hai spiegato come le metafore possano aiutare a far apprezzare argomenti anche difficili a persone che magari non ne sono competenti. Tu hai un'età diversa da quella dei nostri ragazzi, per cui hai avuto tante esperienze, modo di incontrare diverse situazioni, diverse cose. Come possono loro coltivare l'abilità di fare metafore che non sia soltanto interpretare quelle di una poesia? Intendo dire in maniera più semplice, in modo che anche i ragazzi mi capiscano. Adesso che devono cercare di comunicare in maniera efficace, quali trucchi puoi suggerire perché loro riescano a fare questo? Allora, questo, diciamo, è molto difficile ed è un'abilità che si acquisisce molto con l'esperienza. E quando dico l'esperienza non intendo dire soltanto, diciamo, con il progredire dell'età, ai noi, ma l'esperienza è la somma di tutto ciò che imparate nella vostra vita, e voi imparate molte cose, diciamo, alla vostra età, che non sono solo quelle che imparate a scuola, diciamo, voi imparate anche leggendo un fumetto, imparate viaggiando, imparate andando al cinema, giocando, diciamo, ci sono molte occasioni per imparare qualcosa da tutto ciò che fate. Se voi riuscite a imparare sempre qualcosa da quello che fate, allora il vostro compito sarà sempre più facile. Se voi invece vi limitate sempre a guardare soltanto davanti a voi, solo a quello stretto angolo solido che coincide con quello che state facendo in quel momento, allora, diciamo, difficilmente imparerete qualcosa di utile. Quindi bisogna sapere imparare da tutto ciò che si fa, anche dalle cose che non vi piacciono molto. C'è sempre qualcosa da imparare, e questo vi aiuterà moltissimo. E anche soprattutto a distinguere tra le metafore buone e quelle cattive, perché ci sono anche, diciamo, cioè, l'uso delle metafore può anche essere molto pericoloso, perché si rischia di fuorviare la comprensione delle persone rispetto a quello che uno voleva trasmettere. Esatto. No, io mi collegavo alla tua presentazione, cioè lo stimolo che devono avere i ragazzi è anche allargarsi a campi diversi, perché, come ci hai detto, la scienza ha da imparare dalla filosofia, all'arte e viceversa. E quindi le buone metafore vengono anche sapendo quello che fanno gli altri ricercatori in altri campi, anche il modo in cui le persone pensano, perché magari un quadro può essere la buona metafora per un concetto fisico, o magari un esperimento concreto può essere una metafora per un concetto filosofico, a volte è capitato anche così. Quindi avere un po' questa, come dire, interdisciplinarità, no?
Allora c'è una domanda, intanto no, se puoi dire qualcosa tu, non ti voglio. Volevo dire solo che le idee vengono anche, diciamo, dall'osservazione di quello che ci circonda. Per esempio quella metafora delle palline, quella l'ho inventata io, bene? Diciamo, a me è venuto in mente girando per un centro commerciale dove c'erano dei bambini che giocavano in una piscina di palline. E allora, diciamo, se lì uno va al centro commerciale e semplicemente si limita a guardare le vetrine, chiaramente questa cosa non la vede. Se invece cerca di allargare il suo orizzonte e tenere sempre presente nella sua mente le cose che sta facendo dal punto di vista lavorativo, allora magari riesce a cogliere degli spunti interessanti. Sono d'accordo. Allora, c'è una domanda di Matteo Battistini interessante, che è rivolta direttamente a te, Giovanni. Sì. E cioè, qual è il tuo ruolo nello studio del bosone di Higgs? Allora, io intanto ho costruito quello strumento che avete visto all'inizio. In particolare io ho costruito la parte dello strumento che serve per rivelare il passaggio dei fotoni, che sono quelle particelle in cui si trasforma il bosone di Higgs e attraverso le quali possiamo vederlo. Quindi io ho passato un certo numero di anni a progettare lo strumento e a costruirlo, perché questi strumenti, come potete ben immaginare, non è che si comprano in negozio, perché sono strumenti che servono per rivelare qualcosa che ancora non si sa dove sta e che c'è, quindi non è che non si vendono, ovviamente, si devono inventare e costruire. Quindi uno si mette in laboratorio e si mette a studiare i materiali e l'elettronica necessaria per far funzionare questi rivelatori. Poi deve costruirli, assemblarli, e nel fare questo deve fare tutta una serie di operazioni per garantire la qualità dello strumento finale, perché no, questa non è affatto detto che sia ovvia da ottenere. Dopodiché uno deve farlo funzionare, quindi quello strumento non è che si accende e funziona da solo, ha bisogno di continua manutenzione, di controlli costanti, verificare che stia sempre funzionando tutto bene, quindi bisogna costantemente tenerlo sotto controllo, fare misure indipendenti delle quali si sa il risultato per fare in modo di poter controllare che lo strumento stia rispondendo come uno si aspetta, intervenire se necessario, eccetera. Poi col passare del tempo ormai il mio ruolo sta migrando verso altre, ormai è migrato direi, verso altre responsabilità, per cui adesso il rivelatore è in mano a persone più giovani e io invece mi occupo sostanzialmente del controllo delle analisi che vengono fatte dalle persone che stanno imparando a fare queste misure e che poi producono la scrittura di articoli che vengono pubblicati sulle riviste scientifiche, e quindi io ho il compito di leggere questi articoli, correggerli, verificare che quello che c'è scritto è tutto corretto prima di mandarli alle riviste per la pubblicazione. Bene. Senti, una domanda per accontentare i ragazzi di primo: ma serve davvero tutta questa roba sull'errore relativo, l'errore assoluto che li fa andare? Nella vita da ricercatore lo calcoli l'errore assoluto? È praticamente il nostro pane quotidiano. Allora, per poter scoprire il bosone di Higgs, quello che si deve fare è controllare che i dati che uno ha a disposizione siano tali da rivelare una deviazione statisticamente significativa da quello che uno vedrebbe ordinariamente, no? Quindi considerate per esempio un lancio di un dado. Quando voi lanciate i dadi, la probabilità di ottenere un numero tra 1 e 6 è la stessa, e quindi voi vi aspettate una distribuzione piatta. Però se fate l'esperimento, in realtà la distribuzione non la vedrete mai piatta, la vedrete sempre, l'1 esce un po' di meno rispetto al 3, che esce un po' di più rispetto al 4, e così via. E questi numeri fluttuano in continuazione. Ecco, l'ampiezza di queste fluttuazioni è quello che si determina, determinando l'errore, l'incertezza con la quale voi fate una misura. E quindi tenere sotto controllo quelle incertezze è il principale compito di chi fa funzionare un rivelatore. Quindi negli anni in cui ho fatto funzionare il rivelatore, il mio compito principale era quello di tenere a bada l'incertezza sperimentale.
che deve essere piccola abbastanza da consentire di vedere delle deviazioni dal comportamento che il rivelatore ha in assenza di bosone di Higgs, in maniera tale che queste piccole deviazioni siano effettivamente significative, cioè l'intervallo in cui quella misura si presenta è disgiunto dall'intervallo in cui si presenterebbe quella stessa misura fatta in assenza di un bosone di Higgs. Quindi quello è stato, diciamo, proprio il mio lavoro per anni, quello di determinare le misure. Devo scappare che Giulia scappa. Grazie mille e ci sentiamo. Bellissimo. No. Va bene, quindi insomma le incertezze vanno studiate e servono, ve l'avevo detto io, voi non mi volevate credere. Allora, c'è qualche altra... questa è un'altra domanda di Matteo. Che unità di misura vengono utilizzate in questi strumenti, in questi esperimenti? Magari unità che magari loro non conoscono, però di energia, di massa. Questa è una domanda interessante, diciamo, perché da come i sistemi di unità di misura sono presentati sui libri, spesso, diciamo, sembra che queste unità di misura piovano dal cielo, diciamo, che quello sia l'unico sistema di misura possibile, no? Il fatto che lunghezza, massa e tempo siano le grandezze fisiche fondamentali sembra, diciamo, una cosa ovvia e in qualche modo sembra impossibile che si possa fare altrimenti. In realtà noi usiamo un sistema di unità di misura che si chiama sistema di unità di misura naturali, in cui le unità fondamentali non sono lunghezza, massa e tempo, ma sono la velocità e l'energia moltiplicata, e quella che noi fisici chiamano l'azione, che è un'energia moltiplicata per un tempo. Allora, utilizzando queste unità naturali, la grandezza fondamentale è la velocità. Cioè la velocità non è una grandezza che ha le dimensioni di una lunghezza diviso un tempo, ma è una grandezza fisica fondamentale. E praticamente tutte le velocità si misurano in frazioni della velocità della luce, che è un campione naturalmente disponibile. Allora, in questo sistema di unità di misura, per esempio, le lunghezze si misurano in secondi, perché si misurano in unità di tempo che un oggetto, che la luce impiega a percorrere una certa distanza. Ok? Quindi si misurano, se volete, esattamente come si misurano le distanze in una gara di Formula 1, no? Le distanze tra le macchine non ve le danno in metri, ve le danno in secondi o in centesimi di secondo, perché quello che conta è quanto tempo ci mette una macchina ad arrivare alla macchina successiva, non quanto spazio c'è tra le due macchine. E quindi noi siamo queste unità di misura che hanno a che fare con i tempi e le energie, sostanzialmente. Quindi noi misuriamo tutto, le masse, per esempio, noi le misuriamo in unità di energia e non in unità di chilogrammi. Sempre in virtù di quell'equivalenza massa-energia di Einstein che hai detto prima. Adesso se gli dici che le lunghezze le misurate in secondi, qui già abbiamo difficoltà a convertire da centimetri quadri a millimetri quadri. Allora, a dirla tutta, diciamo, in realtà le lunghezze si misurano proprio in vari modi. Oltre che in secondi si possono misurare in unità di energia alla meno 1. Quindi che è una grande... Oppure addirittura in grammi per centimetro quadro. A posto, beh, va bene. arriviamoci con calma. Qualche altra domanda? No, devo dire, domande interessanti state facendo, eh? Se ci sono altre domande, approfittatene, di qualsiasi natura, eh? Non capita tutti i giorni avere la possibilità di parlare con una persona esperta in queste cose. C'è Angelo che voleva fare una domanda, adesso ci porteremo nella tomba questo... La farete avere per mail, cercare. Esatto. E... Allora, se non c'è nient'altro, io ti voglio fare un'unica ultima domanda. In realtà, giusto due parole, tu ti occupi anche di una collaborazione con un esperimento a Frascati legato alla materia oscura. E già solo al nome, ecco, a livello divulgativo fa molto presa, no? Perché tutto ciò che è oscuro, energia oscura, materia oscura, la gente drizza le orecchie perché fa presa, un po' come i buchi neri, che in questo caso non c'entrano quasi niente. Ecco,
dici qualcosina, due parole su quello che fai lì a Frascati, con l'esperimento. Dunque, a Frascati cerchiamo queste particelle che potrebbero ipoteticamente esistere, diciamo, e che della cui esistenza sappiamo da misure di tipo astrofisico, di cui però non sappiamo molto, non sappiamo quasi nulla, anzi, sappiamo però che sono abbondantissime nell'universo. Praticamente di tutta la materia che noi conosciamo dell'universo, noi sappiamo che quel tipo di materia là compone poco più del 6% dell'8% dell'universo, tutto il resto è materia o energia oscura, quindi da capire c'è ancora molto. C'è molto lavoro per i futuri scienziati fisici. Allora, a Frascati facciamo un esperimento in cui mandiamo dei fasci di antielettroni, di antimateria, se volete, su un bersaglio di diamante. E quello che si fa in questo esperimento è produrre un fenomeno che si chiama di annichilazione, cioè l'antimateria del fascio con la materia del diamante scompare e al suo posto compaiono delle particelle di radiazione, come le chiamiamo noi, che normalmente sono fotoni il più delle volte. Ora, tra questi fotoni, uno su qualche miliardo potrebbe essere un fotone oscuro. Ecco, noi cerchiamo di rivelare questo caso, diciamo, che è proprio come cercare un ago in un pagliaio. E naturalmente, poiché non sappiamo nulla del fotone oscuro, non possiamo vederlo perché non abbiamo nessuno strumento per rivelarlo, altrimenti sapremmo com'è fatto. Però quello che possiamo fare è sfruttare la conoscenza di principi della fisica che voi studierete probabilmente quest'anno, mi immagino. Per esempio il principio di conservazione dell'energia o della quantità di moto. Ma in questi due principi noi sappiamo che valgono in tutto l'universo, a meno di ulteriori smentite, e quindi ci aspettiamo che nell'evento finale tutta l'energia e tutta la quantità di moto iniziale venga conservata. Se noi non vediamo questa conservazione funzionare, vuol dire che qualcosa si è portato via energia e quantità di moto che non siamo stati in grado di rivelare. E questo qualcosa non può che essere la materia oscura. Bene, per questo è sempre molto affascinante. La materia oscura ovviamente mi ha sempre interessato molto, anche per tutte le implicazioni a livello cosmologico, astronomico, astrofisico. Ed è interessante il fatto, diciamo, che per scoprire una cosa così esotica si utilizzano principi che si imparano in un terzo liceo, in un primo liceo. Ok, grazie, grazie ancora. C'è qualcuno che entra e esce, evidentemente problemi di connessione. Allora ragazzi, come va? Ci sono domande? Siete... C'è ancora più di... dalla vastità di queste cose. Prof, io avrei una domanda. Oh, vai Angelo, finalmente. Vai. Io non ho capito i collegamenti tra la musica e la matematica e tra le altre cose, perché non ho capito proprio nulla. Non è nulla. Vabbè. Vuoi che dica due parole? Allora, sicuramente hai avuto anche problemi di connessione, perché ho visto che sei entrato e uscito più volte, quindi hai visto un po' a intermittenza. Non preoccuparti, perché come ti ho scritto nella chat, la lezione è registrata, quindi te la puoi rivedere con calma. Vabbè. Era spiegata nel mezzo del mio seminario, dove probabilmente... Sì, no, sicuramente è questo. No, come... Adesso, se vuoi, il professore due parole lo dice. Il senso era l'uso delle metafore per spiegare argomenti scientifici a qualcuno che è esterno, quindi quanto e quando una metafora è efficace e quando invece no. Il professore ha fatto esempi anche nel campo della musica e nell'arte, e quindi, ecco, forse Angelo aveva visto soltanto quel pezzo con la musica, e capisco che preso così sembrava... Comunque non ti preoccupare Angelo, poi dopo vi condividerò a tutti il file di questa lezione.
Ecco, Matteo è sempre molto curioso e che ci riempie di gioia. Matteo dice, la scoperta di un fotone oscuro, che contributo potrebbe avere nel mondo in realtà, nel mondo della conoscenza scientifica? Sì, beh, allora dipende. Se per contributo si intende il contributo di conoscenza, evidentemente ci può dare un contributo enorme, perché visto che solo l'8% dell'universo è fatto di materia ordinaria, conoscere il restante 92% se mi pare assolutamente fondamentale. Se invece la domanda riguarda che contributo ci può dare in termini di ricadute tecnologiche, la risposta è non lo so assolutamente e non credo che lo saprò mai durante la mia vita. Posso solo essere certo che prima o poi qualcosa di utile, tra virgolette, se ne ricaverà. Questa è la domanda che tutti i ricercatori nell'ambito, diciamo, della fisica, astrofisica, temono, perché cioè, ma che serve questa roba che fate? Ma qualcuno ci mangia poi alla fine, insomma, ci si può... Vorrei ricondurmi un po' al tema anche del seminario per discutere pure questo fatto. A noi chiedono sempre alla fine delle nostre presentazioni, ma tutto questo a che serve? Però nessuno chiede mai a un direttore d'orchestra, ma a che serve il tuo lavoro? Bene. E nessuno chiede mai a un cantante anche famoso a che serve il tuo lavoro, però si dà il caso che invece serva, perché serve proprio a caratterizzarvi come esseri umani. Allora voi provate a immaginare che cosa sarebbe il mondo se non ci fossero state l'arte e la scienza. Adesso sareste tutti degli animali interessati soltanto a due cose: procurarvi da mangiare e produrvi per assicurare la trasmissione dei vostri geni alle generazioni future. Non avreste altre preoccupazioni. Forse, non credo che però, in questo caso sareste contenti, di non avere altre preoccupazioni. Penso che ciò che distingua gli esseri umani dagli altri animali sia proprio il fatto che gli esseri umani fanno cose inutili, e le cose inutili sono quanto più necessarie, sono molto più necessarie delle cose in realtà, indispensabili. No, leggevo, beata ignoranza. Cioè, meno uno sa, meno si preoccupa. No, però questo, tutto quello che dici, no, è un po' il condimento della vita, che altrimenti sarebbe fatta solo di esigenze primitive, ecco, una cosa... Va bene, allora ragazzi, se non ci sono altre domande, direi che possiamo salutare il professor Organtini, ringraziarlo tantissimo per la sua disponibilità. E Giovanni, io spero che prima o poi tu possa venire a Bologna o magari vederci a Rovereto in qualche modo, sì, quando la situazione un pochino si sistema, migliora in qualche modo, magari un tuo intervento di persona ci farebbe molto piacere. Molto volentieri. Va bene? E mi permetto di prendere la parola, così saluto sia il professor Schiavi sia lei, il professor Organtini. Prego. Tra l'altro vi ringrazio per questa occasione, soprattutto poi ringrazio il professor Organtini per questa veramente interessante esposizione, e anche per queste ultime parole, queste cose che ha aggiunto alla fine, che non sono affatto secondarie, e che anzi, poi oltretutto io mi ritrovo a insegnare anche filosofia ai ragazzi di prima, e ci danno interessanti spunti che penso dai quali penso potremo partire per ragionare nella prossima lezione. Quindi grazie. Grazie a lei. Benissimo, sono felice. È una garanzia coinvolgere te, Giovanni, devo dire. Quindi... grazie. Va bene, allora se non c'è altro, io ti saluterei, ti ringrazio. Grazie. Ti aspettiamo a Bologna, Giovanni. Arrivederci. Arrivederci, grazie mille. Arrivederci. Ciao.